garante dei diritti dei detenuti di Reggio Calabria e il sindaco di San Roberto. Grazie, grazie a tutti. Volevo diciamo dare inizio a questi lavori dicendo che forse siamo stati un po' presuntuosi come organizzazione sindacale, perché abbiamo preso a cuore un tema un po' particolare, però un sindacato che non si occupa di lavoro è chiaro che è un sindacato che si diluisce. Però con questo taglio, quando si parla di lavoro o comunque del lavoro che non c'è, le parole devono essere, devono avere un senso e una, soprattutto una conseguenza. Non può essere un enunciato, un principio fino a se stesso. Oggi il sindacato vuole dare una sorta di dimostrazione pratica, tangibile, che non è un sindacato che si fa solo misurare per la capacità di fare vertenze laddove è necessario, di contrapporsi laddove è dovuto, ma un sindacato che è capace anche di misurarsi sul campo della proposta. Della proposta da offrire in sinergia alle istituzioni. Un sindacato quindi che propone e che si cimenta su un campo delicato e difficile, quello della ricerca, dello studio e della individuazione di una proposta che possa trovare anche parzialmente una risposta. Ora, questa è una iniziativa tesa a fare proprio una proposta che non chiamiamo progetto, perché ci auguriamo tutti che diventi un progetto. Iniziativa ha un nome, Metro, nasce da un preciso intento di valorizzare i vecchi mestieri e i nuovi mestieri, e chi seguirà a relazionare darà a tutti voi l'opportunità di comprendere meglio quello che è il nostro sentire, il nostro volere come sindacato. È un'iniziativa che nasce in sinergia dal volere del sindacato confederale, ma soprattutto da un gruppo di giovani che si cimenta su questo tema particolare. Un gruppo di giovani che milita in una nostra organizzazione, nella federazione, nella categoria della Wiltemp. Oggi noi abbiamo qua il gruppo dirigente della Wiltemp e abbiamo anche il piacere di avere un segretario nazionale che è con noi, voglio dire, a seguire i lavori a Cortina. Quindi io adesso, proprio per avere i tempi e il ritmo europei, do intanto la parola a Stefano Princi, che è il segretario provinciale della Wiltemp, per iniziare i lavori e dare una prima stura a quello che è il pensiero della UIL sul tema. Buonasera, buonasera a tutti. Scusate l'emozione. Scusate l'emozione perché questo per noi, per la Wiltemp, per tutto il gruppo dirigente della Wiltemp, non è una semplice iniziativa. Un'iniziativa secondo noi molto importante, che potrebbe avere delle ricadute molto importanti per la nostra società, per il nostro territorio. Anche io ringrazio tutti, ringrazio in particolare noi il padrone di casa, il sindaco, per averci dato la possibilità di presentare qua questa iniziativa, e ringrazio tutti voi, il presidente dei commercialisti, il presidente della Camera di Commercio, il presidente dei porti dei consensi del lavoro, Presidia e il dottor Lucera nel confronto. Colgo anche l'occasione che c'è la presenza del sindaco di San Roberto, che rappresenta a sua volta tutti i sindaci del comprensorio della Valle dello Stelvio. Cos'è la Wiltemp? La Wiltemp è una categoria che si occupa del mercato del lavoro, rappresenta tutte quelle persone che hanno una forma di contratto atipico, rappresenta i giovani, i NEET, rappresenta anche tutti coloro che non hanno mai lavorato e che hanno perso un posto di lavoro. L'iniziativa nasce proprio da quest'ultima fascia, da quest'ultimo bacino, da tutti coloro che sono stati espulsi dal mondo del lavoro o che non hanno mai lavorato. Ci siamo sentiti di dovere, come gruppo Wiltemp, di fare qualcosa per la nostra città. Cosa è che voglio dire? Noi sosteniamo che attraverso una seria formazione basata
su tutto quello che è un criterio più logico, più curato rispetto al passato, possiamo riscoprire tra la possibilità dei vecchi mestieri, e non solo, è di scoprirne anche dei nuovi. Abbiamo condotto degli studi. Gli studi che noi abbiamo condotto si basano su dei dati. Io ve ne cito uno, chi mi seguirà poi sarà più preciso. La fascia d'età che comprende 35-55 anni, i disoccupati e chi ha perso il posto di lavoro, o per meglio dire, chi non ha mai lavorato e chi è stato espulso dal mondo del lavoro, rappresenta una platea di 107.000 persone, 506. È un dato allarmante, oltre il 60% di queste persone non stanno lavorando ed è rappresentata da tutti coloro che nella stragrande maggioranza dei casi sono padri e madri di famiglia. Un cinquantenne rispetto a un giovane ha sempre più difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro. Noi pensiamo, ripeto, che attraverso la formazione questo soggetto, un cinquantenne, possa rimettersi in gioco riscoprendo, trovando la possibilità, avendo la possibilità di creare una pure microimpresa o specializzarsi a sua volta per essere poi un lavoratore subordinato. Noi intendiamo appunto valorizzare quello che è il capitale invisibile, quelle persone che sostanzialmente potrebbero rimettersi in gioco. Come? Sosteniamo che il metro debba a dare la possibilità di un percorso di formazione di 800.000 ore attraverso il quale alla fine dello stesso percorso i corsisti ricevono una patente di mestiere, cioè quindi una abilitazione. Durante il percorso devono essere sostenuti con un'indennità di frequenza di 500 euro al mese che dà la possibilità a fuggire dallo sostegno. I mestieri sono tanti, noi come diceva bene il segretario Zarani non abbiamo voluto definire progetto perché il progetto è redatto da una scheda tecnica, finanziaria, da una cosa permettendo il termine di uso, noi no, noi stiamo proponendo questa iniziativa con l'augurio che questa possa tramutarsi in un progetto e darà poi aprire un pochetto di posti studiati, deposti attraverso un'indagine di mercato che possono fare e possono dare la possibilità appunto di lavorare. Posso citarne qualcuno, per esempio, un operaio specializzato che lavora nella resina, possiamo dire un altro operaio specializzato per l'estrapolazione e la lavorazione del bergamotto, con un carpentiere navale, sono tante veramente le possibilità che possono appunto ampliare il buco formativo. Metro, oltre alla formazione professionale, vuole prevedere un'agenzia sociale per il lavoro. Cos'è che significa? Significa che un organo proposto, istituzionale, possa fare da riferimento a quelle persone che vogliono anche l'informazione. Ma si può dire, ma si deve creare un'agenzia sociale. Però deve esistere in maniera istituzionale e più funzionale rispetto alle cose che noi oggi abbiamo, un punto di riferimento anche per redigere un curriculum, anche per chiedere se ci sono corsi, se ci sono delle possibilità di reinserimento o richiesta del mercato di lavoro. Sostanzialmente dobbiamo creare una cerniera tra la domanda e l'offerta. Voi potete dire, potrebbero essere delle parole, ma su cosa possiamo basare questa iniziativa? Su cosa si sostiene? Ebbene, l'iniziativa si potrebbe sostenere sui fondi che noi abbiamo a disposizione, che sono i patti per il Sud. C'è un asse preposto, davanti alla nostra idea, un asse preposto che parla proprio di occupazione e di formazione professionale. Sindaco, io sto relazionando, ma per meglio dire mi augurerei che questo asse, qualora ci sia una volontà che si reputi valida questa iniziativa della WILTEMP e della WIL, possa tramutarsi in un vero e proprio progetto. Io mi porto alle conclusioni perché è giusto dare lo spazio a tutti. Solo per dire un'ultima cosa, questo si può veramente realizzare solo ed esclusivamente dal nostro volere. Cosa voglio dire? Ognuno per le proprie competenze, ognuno per il proprio ruolo.
brutto dire che siamo una città, perché sembra comunismo, ma è brutto dire che siamo una città rassegnata, ma forse è vero, forse è vero. Io credo che veramente tante volte facciamo finta di non essere rassegnati, ma forse di fatto quello facciamo. E il nostro intento è tutto quello con l'iniziativa di oggi, è quello di dare veramente la possibilità a chi ha perso il lavoro, perché ha perso non solo il lavoro, ha perso la dignità. Un padre di famiglia che non lavora ha perso tutto. Non dico che questa iniziativa risolve il problema, sicuramente non lo risolve, però potrebbe dare veramente un'opportunità lavorativa a tutti quanti. Grazie. Ancora senso e corpo a quello che il sindacato vuole, desidera, intanto partendo dal presupposto che i sindacalisti sono cittadini a pieno titolo che desiderano entrare veramente in stretta collaborazione con chi ha, se vogliamo, il potere, quindi le istituzioni, di risolvere le cose. Riteniamo che sia fondamentale in questo momento, lo dicevamo l'altro giorno, sindaco, in quell'occasione al Palazzo della Regione, in quel momento critico, che proprio nei momenti più difficili bisogna unirsi, bisogna stare assieme e vedere di trovare delle soluzioni. La proposta nasce proprio da un'esigenza intrinseca al sindacato, cioè una federazione alla quale si avvicinano giovani. Il sindacato deve sentire il dovere di trovare delle soluzioni. Quindi vediamo che ora che cosa ci dice l'avvocato Giovanna Russo, nostra dirigente sindacale, e vediamo di andare avanti nella proposizione della proposta. Grazie segretario, grazie presenti. Mi corre l'obbligo sensibile, emotivo, permettete una piccola digressione prima che inizi, di ricordare per noi una persona che è stata importante e che un mese fa è venuta a mancare, Pino, perché assieme ai dirigenti presenti a questo tavolo e comunque ad altre persone sue amiche, noi ragazzi ci siamo avvicinati anche grazie a lui, abbiamo capito cosa significa fare sindacato. Non mi dilungherò, vado direttamente al tecnico, altrimenti poi c'è del passo ai sentimenti. Allora, la proposta, come diceva prima il segretario, è una scommessa formativa che guarda il mondo del lavoro in prospettiva europea, quindi una prospettiva più dinamica, più flessibile. Si vuole riqualificare e far rinascere l'orientamento professionale e la formazione. Con ciò non vogliamo dire che ad oggi l'orientamento professionale e la formazione non hanno avuto insomma il supporto adeguato, ma sicuramente le dinamiche del lavoro, del mondo del lavoro, oggi devono attenzionare con maggiore sensibilità la formazione, ma soprattutto l'orientamento. Quindi la scommessa è quella attraverso di metropolitana di incidere maggiormente su quelli che sono i corsi di formazione più adatti e adeguati. Quindi si potrà mantenere e rafforzare la scelta formativa di riferimento nell'ambito della formazione dell'area metropolitana attraverso, dicevo prima appunto, la rettifica e l'ampliamento di quello che ad oggi è il bouquet dei corsi di formazione già a catalogo. Qual è il ruolo della città metropolitana? È quello di scoprire un patrimonio di risorse umane che le appartiene, da valorizzare, e al contempo lo stesso ente ricoprirebbe un fondamentale ruolo, un strumento strategico nelle dinamiche del mercato del lavoro. Quindi una proposta rivolta alla città metropolitana e non solo, che mira all'inserimento dei giovani e meno giovani, disoccupati e non occupati, perché si possano reinserire nel mondo del lavoro, un freno ad una piaga sociale che è quella della cosiddetta fuga dei cervelli che la mia generazione e la nostra generazione conosce bene, è un importante intervento nell'area, il cosiddetto welfare per la crescita, quindi che metta a proprio agio chi inizia oggi a costruirsi una carriera professionale ma che deve anche pensare necessariamente a una carriera previdenziale. Noi che oggi pensiamo che di previdenza forse non vedremo nessun risultato. La presente proposta, dicevo, ha lo scopo di promuovere un insieme articolato di interventi partendo dall'orientamento e la formazione attraverso dei corsi finalizzati al conseguimento di una qualifica
professionalizzante. È importante dire al riguardo che la qualifica professionalizzante deve essere corrispondente ai livelli EQF, European Qualification Framework, vale a dire che i costi di formazione devono essere pienamente rispondenti a quelle che sono le esigenze del mercato europeo, perché è vero che vogliamo valorizzare il mercato del lavoro dell'area metropolitana, ma è anche vero che non dobbiamo precludere spostamenti all'interno dell'area europea. Attraverso che cosa? Il conseguimento, diceva prima bene il segretario, di una patente di mestiere. Il progetto, qui andrò un po' più veloce, nasce da uno studio che la categoria ha fatto, proprio perché la categoria WITEP, lo conosciamo, lo sappiamo bene, è quella che oggi purtroppo ha il maggior numero di soggetti da tutelare e assistere, proprio perché si preoccupa anche delle dinamiche afferenti disoccupati e inoccupati, quindi le fasce più deboli. Siamo partiti da un dato dal 2014, dove su 331.239 forza lavoro, 151.000 non lavorava. Vale a dire, a breve sui dati del 2017, vale a dire che uno su due non avevano occupazione. Dai 18 ai 34 anni non lavoravano nel 2014 45.992 soggetti. Tra i 35 e i 55 anni gli inoccupati disoccupati ammontavano a 80.504. Soggetti dai 56 ai 65 anni inoccupati disoccupati erano 24.892. Ciò che rileva è che questo 50%, a soli 3 anni di differenza, è su una forza lavoro di 360.000, quindi erano poco più di 331.000, quindi una crescita soltanto di 30.000, abbiamo una crescita esponenziale che arriva a 107.508 disoccupati inoccupati rispetto agli 80.000. Quindi vedete bene che il dato è allarmante, perché se manca il lavoro, manca dignità, manca anche la possibilità di costruire una società. Qual è la mission che l'idea, io ho chiamato progetto, perdonatemi, ma è la proposta? È quello di focalizzarci sull'esperienza, sull'innovazione e la professionalità al servizio della formazione e del lavoro. Cosa voglio dire? Che il contesto socio-economico nel quale siamo inseriti, e quindi l'importanza della conoscenza, dell'informazione e dell'aggiornamento continuo per la crescita sia personale che professionale, porterebbero attraverso Metro ad ottimizzare le risorse e l'offerta formativa su vari interventi diversificati. Sulla base di quali elementi? Elementi coerenti con le sfide del mercato, finalizzati alla valorizzazione del capitale umano e indirizzati alla creazione di realtà opportunità lavorative. Metro quindi rappresenta una proposta di formazione e orientamento. Qual è la sfida che lanciamo all'ente? L'ente in qualità di soggetto preposto alla formazione e all'orientamento al lavoro, sto parlando della città metropolitana, promuove la nascita di un organo con funzioni di analisi, controllo e vigilanza, il cosiddetto comitato tecnico. Il comitato tecnico sarà strumentale alla formazione e al monitoraggio del lavoro su tutto il territorio. Da cosa dovrebbe essere composto il comitato tecnico? Dalla componente pubblica, che è certamente l'ente, una componente privata, e quindi poi mi avvierò a rappresentare i partner che riteniamo opportuni e necessari, la componente scolastica universitaria, perché crediamo che la formazione seria si debba necessariamente basare anche su un orientamento più fatto dalle scuole e che sia anche incentivato dalle università, perché molti soggetti, anche laureati, poi si trovano insomma a non trovare occupazione subito una volta conseguito il titolo. E poi dalla componente sindacale di categoria. Lo scopo è che il comitato si occuperà di progettare e realizzare interventi formativi finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione, come diceva il segretario prima, del capitale invisibile. Come? Qual è la sfida formativa? Bene, allora, vi deve essere a monte una valutazione inerente all'efficienza di un determinato bouquet di corsi. Non possiamo pensare nel 2018, che è un catalogo, permettetemi il termine, vecchio, non contemperato alle esigenze aziendali, ancora persista. Quindi dobbiamo innovarci in questo senso. Un monitoraggio relativo alla selezione dei corsisti. Il corsista vuole realmente partecipare a quel corso di formazione? Quindi a monte dovremmo essere bravi, capaci di orientare
questi soggetti che comunque non devono necessariamente trovare un lavoro, ma il lavoro, con dei colloqui motivazionali e delle prove preselettive di accesso ai corsi. Ci sarà un successivo momento di valutazione e monitoraggio attraverso delle prove intermedie per i corsisti e poi un'azione, una volta che i corsisti praticamente riusciranno a conseguire il titolo, cioè l'abilitazione professionale, la patente di mestiere, vi saranno delle azioni, ora vi dirò bene, da parte di chi, a sostegno per avvio di start-up, accompagnamento del corsista lavoratore a un'esperienza all'interno dell'azienda dove ha potuto effettuare un periodo di stage, quindi nel contesto lavorativo, quindi sia come dipendente d'azienda che come libero professionista, perché non dimentichiamo che il professionista può anche pensare all'utilizzo di fondi destinati alle piccole e medie imprese o agli artigiani di creare una propria realtà lavorativa, di scommettere praticamente su se stesso. Il comitato del quale avevo prima accennato, individua quindi le opportunità formative e propone i corsi di formazione. Noi praticamente abbiamo pensato sia alla riscoperta di antichi mestieri o comunque a delle professionalità funzionali rispetto alle esigenze del mercato lavorativo sul territorio. Alcuni esempi, ma solo a titolo esemplificativo, l'apicoltore, il carpentiere, il casale, il notaio, il mastro birraio, vedete appunto nella slide, piastrellista, termotecnico, idraulico, potatore, esatto, ma anche tecnico della lavorazione di materie prime, penso al settore agroalimentare, che andrebbe maggiormente insomma incentivato, sostenuto, ad esempio le stazioni del bergamotto, oppure il tecnico riparatore di hardware e software, perché non ci dimentichiamo che oggi si parla di un'impresa industria 4.0, quindi non dobbiamo pensare soltanto al vecchio, ma anche al nuovo. L'agenzia, il comitato Metro, prevede la costituzione, oltre che del comitato, di un'agenzia sociale per il lavoro, con finalità di primo contatto e orientamento. Quindi se il comitato tecnico valuta quello che è il bouquet dei posti di formazione e comunque tutta l'attività relativa alla formazione, l'agenzia sociale è composta dallo stesso comitato tecnico, quindi le componenti sono sempre quelle di cui ho già accennato, avrà la finalità di primo contatto e orientamento al lavoro sia dei singoli che delle aziende, perché non dimentichiamo che è fondamentale rispondere alle esigenze delle aziende. Abbiamo aziende che cercano saldatori professionisti e oggi non riescono a trovare il soggetto qualificato e devono attingere alle risorse esterne al nostro territorio. L'agenzia interviene quindi nell'orientare il soggetto nella scelta dei corsi più idonei per la propria formazione e i possibili sbocchi occupazionali, sviluppando un'offerta differenziata di servizi in linea con le richieste provenienti dalle aziende, come avevo appunto detto, che intraprende il percorso formativo e al fine di realizzare anche una personale attività lavorativa. Ampliando così competenze ed orizzonti, l'operato dell'agenzia ruoterà intorno ai diversi ambiti di intervento: l'orientamento, la formazione, il percorso successivo alla formazione, quindi l'assistenza. Dicevo prima, chiunque volesse avviare una impresa individuale, l'agenzia deve essere in grado di supportare il soggetto formato e di indirizzarlo e negli interventi, nelle misure europee a sostegno e in tutte quelle che sono le attività prodromiche all'apertura. Il dottor Roberto in questo ci dovrà sostenere. E poi parliamo di riabilitazione sociale e vedremo più avanti, quando vi illustrerò i soggetti a cui rivolto, del perché. L'offerta si rivolge a disoccupati e non occupati, l'avevamo detto prima, quindi tutto quel comparto di persone già illustrate in quei numeri che prima ho illustrato. Tutti i soggetti espulsi dal mondo del lavoro con difficoltà per inserirsi, ma una cosa che è importante da valorizzare è la cosiddetta popolazione carceraria maschile e femminile, perché nel rispetto del dettato costituzionale non possiamo dimenticare la funzione rieducativa della pena, funzione che è necessaria verso questi soggetti. Attraverso appunto la formazione noi dovremmo dare a questi soggetti che vogliono reinserirsi intanto nella società di un'opportunità di lavoro per persone svantaggiate e di promuovere il loro reinserimento cittadino legalmente attivo nella società civile. Qual è la finalità del reinserimento nella società di questi soggetti? Infatti l'abbiamo chiamato punto 3A. La finalità è maggiore tutela e dignità per queste persone, attività di recupero delle qualità individuali dei detenuti, quindi attenzionare il singolo perché ogni soggetto è una risorsa,
creare un'opportunità di lavoro anche per loro e ridurre il rischio della recidiva. Le modalità operative dell'IDEA è l'accesso ai corsi, per mano che ho accennato sarà più veloce, vi saranno preliminarmente delle ore di orientamento, sia di gruppo che individuali, volte proprio a focalizzarsi su quelle che sono le peculiarità del soggetto che poi accederà al percorso formativo. Si accederà ai corsi di formazione soltanto attraverso una prova preselettiva ed un colloquio motivazionale, e i corsi avranno una durata di 800.000 ore, questo dipende appunto dal tipo di professionalità che si vuole conseguire, e questi ultimi praticamente attraverso i corsi si forniranno diversi servizi. Saranno formati corsisti ed accompagnati all'inserimento del percorso lavorativo. Verrà loro riconosciuto un'indennità di 500 euro, oggi così non è, che possa fungere da alternativa valida al alternativa di sostegno al reddito. Le assenze non dovranno superare i 2/3, quindi si punta a dei percorsi seri. Il riconoscimento di una patente di mestiere è legata appunto al superamento di un esame finale e discussione di un project work, con un'iscrizione all'albo professionale come previsto, e il reinserimento sociale delle persone sottoposte al provvedimento dell'autorità giudiziaria. Qui portiamo l'esempio del carcere di Sbollate, che è uno dei carceri presenti nell'area a Milano ed è un esempio per le realtà carcerarie in Italia. I partner, come avvio praticamente alle conclusioni, dicevo prima, serve una partnership che sia una rete sempre più integrata, perché non esiste formazione, non possiamo parlare di formazione seria se questa poi non porta il soggetto beneficiario ad una collocazione nel mondo del lavoro. Partner saranno i comuni dell'area metropolitana che vorranno sposare l'idea, il centro di giustizia, qui abbiamo messo minorile ma in generale insomma l'attività, centri per l'impiego, la Camera di Commercio per le realtà aziendali del territorio, la Confartigianato, Confindustria, l'Ordine dei Lettori Commercialisti a supporto di tutte quelle attività di cui avevo accennato prima, e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro, perché non c'è formazione che non passi anche dai consulenti del lavoro. Le istituzioni scolastiche, perché parlavo appunto di rete, quindi deve essere un comitato che unisca, sia un po' il trade union tra tutte le istituzioni, e quindi istituti professionali a maggior ragione, gli istituti tecnici e i licei soltanto di indirizzo sperimentale, perché non si parla insomma di professionalità in quel caso. Concludiamo con una frase molto, a me molto cara. In Beatless di Jim Collins e Jerry Porras descrive una cosa significativa per essere una società visionaria. Visionare non la visione, ma avere la visione prospettica di realizzare qualcosa. Descrivono la società con tali parole: una società visionaria è come una grande opera d'arte. Pensa alle scene della Genesi dipinte da Michelangelo sul soffitto della Cappella Sistina, oppure alla statua del David. Pensa a un romanzo intramontabile come Huckleberry Finn o Delitto e Castigo. Pensa alla nona sinfonia di Beethoven o all'Enrico IV di Shakespeare. Non possiamo indicare un unico elemento che fa funzionare il tutto, è l'intera opera che conduce a una grandezza duratura. Questo vuol dire che tutti dobbiamo essere attori e partecipi, e a supporto delle istituzioni pubbliche che non possono lavorare da sole, e per incentivare l'operato delle istituzioni private. Serve una rete seria che dia valore a quanto oggi proposto. Quindi, se non ora, quando? Nella qualità di segretario confederale, di avere con tanta, voglio dire, sapienza in dei giovani, in delle persone che chiaramente danno così tanto, e soprattutto in un aspetto preciso, che è quello di coltivare parole che sono la sfida, la scommessa, ma sicuramente non il piagnisteo. La WIF si pone così, e con questa capacità, quindi Giovanna, grazie. E nel frattempo abbiamo il piacere di comunicare che ci ha raggiunto il professore Francesco Barrega, coordinatore Scienze e Tecnologie Alimentari, il vice sindaco Armando Neri, che ringraziamo, il dottore Coppola Diego, assessore al comune di Santo Stefano, e l'assessore Lucia Lucera,
Credo che, voglio dire, c'è un buon riscontro, non ci possiamo lamentare. Ora, prima di dare la parola alle autorità, io vorrei avere il piacere di presentarvi Salvatore Ferrigano, che è un giovane, che brevemente dirigente Wiltemp di Reggio Calabria, che ci dirà anche lui qualcosa a proposito di questa cosa. Grazie. Grazie a tutti, grazie al segretario Zara, grazie soprattutto a Stefano, grazie al segretario Pedrassi, a Giovanna che ha, diciamo, ha illustrato molto bene un progetto che, come ben sappiamo, ha una durata biennale, perché la prima volta che Stefano mi chiamò e mi disse: Salvatore, voglio fare qualcosa per la città, per i suoi giovani, per tutta la gente che è in difficoltà. Allora io molto ben volentieri dissi che mi andava bene, ci siamo visti e mi ha un po' spiegato questa proposta, non questo progetto. Allora all'inizio non mi viene quello preso per pazzo, chiedo di esterno, ma in una realtà del genere non è facile, non sarà facile creare, sviluppare una squadra importante pronta a questo evento. Con mia grande sorpresa invece, poi, conoscendo la squadra Wiltemp, ho avuto modo di capire che esistono delle realtà che spesso sono nascoste, che spesso non vengono considerate, dei piccoli centri di riferimento per la cittadinanza. E uno di questi è stato l'ufficio della Wiltemp a Catona, che ho avuto modo di frequentare e che frequento. E lì mi sono reso conto di quanto la gente realmente abbia bisogno a volte di essere indirizzata, ma non per una questione di ignoranza culturale, ma è una questione di ignoranza informativa, perché spesso le opportunità in questa terra ci sono, anche se mi viene difficile crederlo, soltanto che spesso non vengono pubblicizzate o vengono mal pubblicizzate. Quindi ci metto, ecco, anche dal punto di vista comunicativo, dobbiamo essere in grado di migliorare, e questa è stata la prima sfida che noi ci siamo posti. Quindi la prima cosa che ci siamo messi a fare è stato studiare. Quindi abbiamo studiato dal punto di vista economico, finanziario, abbiamo scartabellato maree di carte, del commento, dei fatti per il sud, insomma, ci siamo chiesti come potevamo fare a fornire una spiegazione esaustiva alla platea che ci avrebbe ascoltato. Come l'abbiamo pensata? Come ci è venuto in mente, meglio? Non c'è una motivazione particolare alla base, c'è semplicemente... Ci siamo semplicemente guardati attorno. Ognuno di noi, penso, in questa sala ha un parente, uno zio, un fratello, un cognato, che si trova in difficoltà economica. Si trova in difficoltà economica perché o non riesce a trovare un lavoro, o è un giovane che magari non ha deciso di proseguire gli studi, ha scelto di orientarsi in un percorso professionale che purtroppo nella sua regione non riesce a portare a termine, e quindi anche egli si trova in difficoltà, quindi magari probabilmente in tanti casi e dove spariare a livello regionale. Per cui ognuno di noi, penso, abbia a cuore il futuro di questa città. E sicuramente noi siamo l'esempio pratico di tutte le categorie, di quelle fasce, insomma, di età che Giovanna prima illustrava, perché ci sono i giovani, i meno giovani, lo devo dire, che si sono uniti e hanno fatto squadra. Si sono uniti da una fotosquadra e hanno fatto una quadra da questo punto di vista, scusatemi il gioco di parole. E penso che il metro sia, oltre che essere un'opportunità fondamentale per la cittadinanza, perché può essere l'occasione veramente per fare qualcosa di grande e di unico a livello anche nazionale, un progetto del genere, ma può essere una grande opportunità anche per l'amministrazione. Ovviamente qui mi rivolgo direttamente al sindaco Falcomatà, col quale, insomma, abbiamo un rapporto politico che non nasce oggi, insomma. E chi mi conosce sa bene le mie posizioni politiche, per cui sono contento che questa idea sia nata proprio durante l'amministrazione Falcomatà, perché molto spesso, insomma, sindaco, correggimi se dico una stupidaggine, ma negli ultimi anni la sinistra forse troppe volte sta lontana dai lavoratori, che la vera tematica, insomma, che un sindacato continua a lottare, a prendersi cura, quindi. Per questo
noi ci siamo sentiti in dovere, ci sentiamo in dovere di avvicinarci a queste persone, e purtroppo per tanti motivi sono diventati quello che doveva essere una risorsa, ad oggi purtroppo si doveva essere una zavorra sociale, perché la gente che non lavora è gente che non contribuisce alla società, non per colpa ovviamente della gente stessa, però è gente che è destinata insomma a restare rassegnata. Questo è il secondo leitmotiv che ci ha spinto a combattere la nostra città, prima di tutto. Perché vedete, la rassegnazione in questa città purtroppo dilaga. E io rappresento una generazione che, credetemi, fa fatica anche solo a parlare di lavoro. Io, nel senso, vedo tanti miei concittadini, vedo tanti miei coetanei che si trovano a dover affrontare situazioni difficili. C'è chi sceglie il mondo del lavoro, c'è chi sceglie il mondo della formazione accademica. Io penso che questi soggetti, entrambi, qualunque sia la scelta, non devono essere penalizzati. Il giovane laureato che decide di affrontare un percorso di studi e che termina gli studi, come nel mio caso per esempio, deve essere messo in grado nella nostra regione, nella nostra terra e nella nostra città di potersi sviluppare a livello professionale, così come un giovane che vuole diventare, non so, un barbiere, vuole diventare vuole fare un corso personalizzato, un pizzaiolo, insomma, un termomeccanico, qualunque forma di occupazione deve essere una risorsa per la nostra città, ed è per questo che noi abbiamo pensato a questo progetto. Poi fateci caso, dai, vi faccio gli esempi più banali. Pensate un sarto a Reggio Calabria, quanti sarti abbiamo a Reggio Calabria se ci sono 9 o 49? Cioè non penso che, diciamo, ci sia tutta questa scelta e offerta lavorativa all'interno della nostra città. Siamo partiti dalle piccole cose per arrivare a questo grande progetto. Il dato l'avete visto, mi riferisco alla mia generazione, poi magari le altre istituzioni parleranno delle fasce d'età maggiori, però dal 18 al 34 leggevo con Giovanna 74.905 giovani si trovano in una situazione di disoccupazione o di inoccupazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che i giovani della metropolitana soprattutto stanno soffrendo, e quindi ne soffre anche la città, perché una città senza l'opportunità di rilanciare i suoi giovani è una città che si ritrova a non avere futuro. Questo è un dato di fatto. La classe sindacale, diciamo, qua domando anche l'aiuto della classe politica, secondo me deve intervenire proprio in questa parte della società. La società che non riesce a darsi una spinta motivazionale ad andare avanti. Se noi facciamo l'errore, se noi facciamo il gioco di chi vuole che noi ci rassegniamo, siamo morti tutti. Io sono un giovane che ha deciso, mi parlo molto chiaramente, ha avuto spesso l'opportunità di andare via. Diceva, altri in Lombardia, altri in Piemonte, delle opportunità lavorative più importanti. Io purtroppo ho un difetto, oggi ho un difetto, che faccio politica, quindi a sinistra tra l'altro, quindi breve parentesi che chiudo subito. E quindi potete capire quanto possa avere a cuore il bene della mia città. E io ho deciso di non rassegnarmi, io ho deciso di combattere per tutti quei giovani che non ce la fanno, ho deciso di combattere per tutti i miei coetanei che mi dicono che questa città è morta. E mi faccio una grande risata, perché io non penso che questa città sia morta, io penso che questa città sia il fiore all'occhiello del Sud Italia per tanti punti di vista, e può essere in prospettiva il fiore all'occhiello di questo Sud, che spesso si è ritrovato a fare la zavorra d'Italia, ad essere considerato la zavorra d'Italia. Invece possiamo partire noi da questo bel esempio di civiltà, di altruismo. Vi dico anche un'altra piccola idea che noi abbiamo avuto, ecco, per parlare della follia giovanile che mi appartiene. Abbiamo pensato anche, contestualmente al progetto, di fare una cosa, non so se tanti di voi penso sono scritti sui social, su Facebook, e spesso mi sono trovato in dei gruppi, insomma, dove c'è, fa parte la cittadinanza, di 30.000, 40.000 iscritti, a leggere tanta gente che dice che si trova a smarrire in certe situazioni, come per esempio, leggo magari una signora che dice ho rotto la lavastoviglie, la lavatrice, c'è qualcuno, qualcuno sa a chi posso rivolgermi per far aggiustare insomma il mio problema? Allora da qui è nata un'altra idea. Noi abbiamo pensato, qualora ovviamente il progetto dovesse andare avanti come noi abbiamo pensato, di creare un'app vera e propria,
fare una specie di censimento innanzitutto dei, diciamo, dei lavoratori che si professionalizzano e che escono da quel tipo di corso, fare un censimento e inserire una banca dati dentro una vera e propria applicazione. Voi siete già scritte, vi porto il cibo fino a casa. Noi abbiamo pensato di fare una cosa del genere con i lavoratori, dalla signora che si trova la domenica mattina ad avere un problema con il frigorifero, con la lavatrice, prende questa buonissima applicazione, seleziona ovviamente la voce che interessa, clicca e manda la richiesta. Vi sembra follia, magari non è follia, cioè basta soltanto quella spinta a livello di volontà e motivazionale, ma si può fare. Se le cose camminano di pari passo con la volontà, io penso che si possa fare tutto, e questo è un altro del progetto che noi abbiamo in cantiere. Non mi dilungo troppo perché ci sono tante istituzioni che mi sapranno, insomma, dare delle citazioni e spiegazioni molto meglio di me. Chiudo con una mia personale frase, solitamente uso citazioni di autori, mentre stavolta voglio chiudere con una mia personale frase. Con Stefano e con tutto il gruppo ci spesso diciamo che ci riteniamo dei sognatori. Noi siamo sognatori e spesso sognatori vengono anche visti come pazzi. Ma stavolta vogliamo invertire la controtendenza, stavolta vogliamo vogliamo veramente regalarci la realtà che noi avevamo sognato. Grazie. Mi pare che anche questa testimonianza giovane dica quanto c'è bisogno di sogno e anche di romanticismo, ma soprattutto di cultura, soprattutto in un momento di deriva, di populismo, di qualunquismo. Sindaco, io ti darei la parola offrendogli lo spunto che chiaramente desideriamo che su temi importanti quali il lavoro ci sia la giusta sinergia tra istituzioni e forze sociali. Lo faccio con grande piacere, anche perché dopo aver sentito l'intervento di Sato, c'è da ben sperare, c'è da essere sicuramente ottimisti per quelle che sono le risorse che noi umane, che noi abbiamo nella nostra città. Quel capitale umano che deve essere capitalizzato, scusate il bisticcio di parole. Io saluto il segretario nazionale della Unitempo Petrassi, saluto i vertici locali, dal segretario Zarà, saluto Giovanna Russo, mi ha colpito molto della relazione di Giovanna, soprattutto la parte finale, perché è la stessa cosa, ovviamente con parole diverse, che vi ha dire l'anno scorso al termine dell'Assemblea Nazionale ANCI, nel corso della quale ho dichiarato proprio questo, il sindaco, inteso come esponente massimo dell'amministrazione comunale, deve essere un visionario con i piedi per terra, che possono essere due concetti, può essere un'immagine in qualche modo che fa cazzotti, una contraddizione in termini si potrebbe dire, in realtà è così, perché essere visionari significa avere la forza, avere anche la responsabilità di immaginare una realtà diversa rispetto a quella che si è trovata, cioè immaginare cosa ci può essere dietro l'angolo di una curva. Con i piedi pensati per terra, perché bisogna essere immersi nella quotidianità senza farsi tirare giù dalla quotidianità, anche per sentire quelle che sono le asperità del terreno, ma anche quelle che sono le opportunità di un terreno fertile come è sicuramente il nostro. E ringrazio il segretario Pinci, perché con Stefano abbiamo condiviso, anzi lui ha voluto condividere con me ogni singolo passo di questa iniziativa, e sono contento e saluto tutti voi presenti che si stia realizzando qui in una delle sale della città metropolitana di Reggio Calabria. Diceva Sasso, faceva alcuni interventi anche rispetto a quelle che devono essere politiche che danno risposta ai ceti più deboli, a quelli più esposti. Proprio ieri, nel corso di una trasmissione sulla Sette, un nostro concittadino che è assessore comunale a Bologna esponeva quella che è diventata la Carta di Bologna, un regolamento sui cosiddetti lavoretti, ovvero un regolamento che va a tutelare tutti coloro che oggi, dalla consegna delle pizze alla consegna, insomma, dei buoni express che consegnano un po' di cose, a chi effettivamente va a dare un supporto sui piccoli problemi della quotidianità, ancora oggi non ha un suo regolamento, dalla disciplina dell'assicurazione.
attenzione alla disciplina degli infortuni nel tragitto da una parte all'altra della città. Ecco, da Bologna è partito secondo me un esperimento che non a caso è stata chiamata Carta di Bologna, che secondo me può essere, mutuando e attualizzandola alle latitudini locali, può essere un buon punto di partenza anche sotto questo punto di vista. Ma ringrazio Stefano e la Will Tempo, anche perché il lavoro è il tema dei temi della nostra città. Un tema rispetto al quale, se vogliamo, le amministrazioni, soprattutto gli enti locali, si potrebbero approcciare in qualche modo facendo spallucce di fronte a quei dati freddi, incommentabili, che sono stati esposti nel corso della relazione di Giovanna Russo. Perché se noi andiamo a leggere il testo unico degli enti locali, fra le funzioni, fra i compiti, fra le responsabilità dei comuni, non esiste quello della creazione di lavoro, della creazione di posti di lavoro. La responsabilità degli enti locali è quella di costruire un terreno, costruire una città, costruire una comunità che dia opportunità di lavoro, nella quale chi ha un sogno, chi ha un'idea, chi ha un progetto, non abbia tutte quelle barriere, quei condizionamenti che gli impediscono di poterlo realizzare. Però chi fa il sindaco, che qualche modello di vostro ce la deve avere, non può attenersi strettamente al testo unico degli enti locali, deve andare oltre, perché il nostro ruolo non è un freddo susseguirsi di atti burocratici, di firme dietro una delibera, è qualcosa di molto più profondo, è qualcosa di molto più impegnativo. E sono contento che siamo qui a discuterne oggi, perché in questi primi 3 anni e mezzo di amministrazione noi problemi relativi al lavoro ne abbiamo affrontati tanti, però al di là dei problemi in sé, sui quali poi dirò qualcosa, quello che sicuramente ho imparato nel corso di questi anni è che non esiste altro luogo fuori dalla città nel quale possono trovarsi soluzioni, soprattutto sui temi del lavoro. Anche rispetto a cose sulle quali oggettivamente i comuni hanno le mani legate e non possono intervenire, il punto di riferimento nel bene e nel male di una comunità è Palazzo San Giorgio, è Palazzo Alvaro, in generale è Piazza Italia, è il sindaco. E sono quelle relazioni che le amministrazioni, le istituzioni riescono a intessere tra di loro, quella famosa sinergia di cui tanto spesso si parla ma che si pratica molto meno, che è l'unico modo per trovare la soluzione o il percorso da intraprendere rispetto a temi più importanti. Ecco perché noi siamo qui, e non è un caso, perché ci riconosciamo l'uno nei confronti degli altri come soggetti che insieme possono cambiare le dinamiche storiche di questa città. Io sono convinto che siamo qui per questo, e sono convinto che davvero non esista altro. Ecco perché ha un valore straordinario l'incontro di oggi, perché ci si assume ognuno una piccola parte di responsabilità nel dare risposta al tema di tempo. Il lavoro che non c'è perché manca, il lavoro che non c'è perché purtroppo non si trova più, il lavoro che è insicuro perché è precario, il lavoro perché è insicuro perché sul posto di lavoro non si riescono a garantire le sicurezze per le maestranze, per gli operai, per la manovalanza, per tutto quello che purtroppo molto spesso si demanda soltanto a una firma all'interno di un protocollo di intesa rispetto al quale poi non si trova attuazione, non si trova concretezza. Superiamo il rigido e freddo schema dei protocolli di intesa che spesso ingialliscono dentro le scrivanie degli enti pubblici, delle associazioni di categorie, e assumiamoci una responsabilità che è prima di tutto etica, che è prima di tutto morale, perché ognuno di noi, quando si alza la mattina ed esce di casa, per il sindaco c'è la soglia del portone, spesso scherziamo con noi, siamo aggrediti in senso positivo,
da chi oggi ci chiede risposte rispetto a come fare arrivare a fine mese, rispetto al decidere se pagare il tributo comunale, sul quale purtroppo non si può incidere, o se fare la spesa. Chiede risposte per il figlio, chiede risposte per il genero, chiede cosa si può fare per i giovani. È una domanda sulla quale si potrebbero dare tutte le risposte di questo mondo. Oggi sono stato al Parco Caserta alla conclusione di una bellissima settimana per i bambini che hanno concluso le scuole, una settimana di giochi, una settimana nel corso della quale, nella quale hanno imparato qualcosa in più anche sulla loro città. Una ragazza di 22 anni che fa l'animatrice, faceva l'animatrice in questo corso, che studia giurisprudenza, mi ha fatto proprio questa domanda: sindaco, ma cosa c'è per i giovani? Ecco, io credo che anche attraverso questo incontro, anche attraverso la proposta di cui dirò qualcosa, noi dobbiamo dare ulteriori risposte rispetto a quelle che, senza voler esagerare, già nel corso di questi anni sono state date tante bombe a orologeria che erano pronte per scoppiare, perché noi oggi stiamo discutendo di come creare nuove occasioni di lavoro. Non ci dimentichiamo che tante forme di lavoro non erano sicure 3 anni fa, tante situazioni non soltanto come precariato, ma proprio come possibilità che quelle società in cui tanti centinaia di persone della nostra città lavoravano potessero finire, oggi per fortuna sono state risolte. Una fra queste era la Grana Adam, che noi ci siamo trovati insieme al vice sindaco, insieme alla mia giunta, insieme ai miei consiglieri comunali, a dover affrontare il 27 ottobre 2014. Adam era sull'orlo del fallimento, libri in tribunale, un'istanza di fallimento che pendeva presso il tribunale della nostra città con 300 lavoratori, e voi sapete bene che nella città di Reggio Calabria c'è 300 lavoratori, sono 300 famiglie che sarebbero dovute andare a casa da una settimana all'altra. Abbiamo lavorato, ci abbiamo messo del nostro, abbiamo assegnato all'ARAM un bene comunale di oltre 6 milioni di euro che è servito a ricapitalizzare. Oggi non solo l'ATAM non ha licenziato una persona, ma l'ATAM ha assunto 10 nuovi autisti con gli autobus acquistati grazie al connesso, grazie a risorse, come si diceva prima, esterne all'ENA. Parliamo anche della situazione di Regis Legacy, società a capitale pubblico-privato. Noi abbiamo estromesso il privato da questa società, abbiamo trasformato, fuso Regis e Legacy, li abbiamo trasformato in società in house, 80 dipendenti da un lato, 45 dipendenti dall'altro. Non si è perso un posto di lavoro, andando a razionalizzare costi di gestione oggettivamente superiori a quelle che dovevano essere le aspettative a cui poteva guardare una società, due società come Regis e Legacy. Oggi, discutendo un nuovo contratto di servizio con la società, abbiamo dato un indirizzo serio, secco, nel quale ognuno si assume la responsabilità. È finita l'epoca in cui alla fine dell'anno il comune ricapitalizzava le perdite della società. Nel nuovo contratto di servizio c'è la strada affinché la società si sostenga da sola con quello che riesce a produrre, con quella che è la mission, con quello che è l'obiettivo per il quale la società stessa è stata costituita. Ci sono tante cose ancora da dover portare avanti, ma penso alla partita dei 114 operai ex LSU usciti dal bacino. Anche questa è una cosa di cui discutere. Gli LSU, tutti ovviamente sopra i 40, anche 45 anni, qualcuno sopra i 50, capite bene che per il mercato del lavoro sono un po' i reietti della società, troppo giovani per andare in pensione, troppo vecchi per essere assunti e poter essere produttivi per un'azienda, per un ente locale. Lì, grazie a una legge regionale che li ha reinseriti nel bacino, oggi nella città di Reggio Calabria 114 LSU sono tornati a lavorare, sono tornati a produrre per la loro città, per l'ente che li utilizza, ma soprattutto si è cancellato il punto interrogativo dal futuro di loro stessi e delle loro famiglie. La società Castore sta per partire, quest'estate partirà. Ci sono altre cose sulle quali naturalmente noi dobbiamo lavorare. Diceva Lucio Azzarà, siamo stati l'altro giorno a sostenere la battaglia giusta che condividiamo dei
dei laboratori accreditati della, della sanità non privata, della sanità accreditata nella nostra città, nella regione Calabria, dicendo che un taglio indiscriminato del 30, 40, fino anche 20% è un taglio che non si può sostenere, perché queste persone non soltanto rendono una prestazione nei confronti della cittadinanza che spesso il pubblico non riesce a garantire, non soltanto decongestionano il pubblico da attività che non riesce a fare perché è ingolfato da tante attività che già di per sé realizza, ma in qualche modo fanno impresa, quindi danno la possibilità a centinaia di operatori del comparto sanitario, a centinaia di famiglie di poter continuare a sperare di realizzare il loro futuro personale, familiare e lavorativo nella città di Reggio Calabria. Abbiamo tante partite aperte, non voglio trascurare le partite del, dei lavoratori del Porto di Gioia Tauro, dei lavoratori ex Sovas, però mi sento di dire che oggi il tema è anche quello, e soprattutto quello di come coniugare in maniera produttiva quelle due parole che sono lì, che sono lavoro e formazione. Guardate, noi in questa città di opportunità nuove ne abbiamo tante, di opportunità vecchie che però per fortuna ancora oggi sono in campo, ne abbiamo perse tante. Voi probabilmente ricorderete quella caldissima estate del 2006, non per i mondiali ma per un altro motivo, quando migliaia di giovani reggini si erano attendati fuori dal CEDIL perché al CEDIL si dovevano consegnare le domande per partecipare a quel progetto finanziato con i fondi del decreto Reggio chiamato Obiettivo Occupazione. E perché si erano attentati? Perché è dovuta intervenire la protezione civile? Perché un giovane, più giovani, pur di non perdere il diritto di precedenza in un progetto folle che garantiva la possibilità di entrare e di poter partecipare soltanto non se avevi acquisito qualche titolo nel corso della tua vita, non se avevi fatto un test d'ingresso che ti aveva premiato, soltanto se in fila eri più avanti rispetto a un altro. Ce lo ricordiamo, sono passati 12 anni, e allora lì la protezione civile portava le bottigliette d'acqua a chi si era portato il sacco a pelo per poter rientrare fra quei pochi che poi hanno partecipato al, al progetto di obiettivo. Cosa è rimasto di quei milioni di euro trasferiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella città di Reggio Calabria? Senza voler entrare nel merito di quelle scelte politiche, da chi se l'è ritrovato a conclusione questo progetto, dico poco o nulla, perché meno di un terzo delle persone che vi avevano avuto accesso oggi continua a lavorare. Quindi la nostra domanda oggi dovrebbe essere questa: i fondi che noi investiamo per la formazione e per il lavoro poi rimangono sul territorio, creano un titolo, danno una formazione che consenta a chi poi si è formato di poter camminare sulle proprie gambe, o sono servite soltanto per poter assumere per un periodo di 12, 24, 36 mesi l'amico nell'azienda di famiglia? E questo è il tema dei tempi. Cosa vogliamo fare noi parlando di lavoro a Reggio Calabria? Vogliamo ingenerare aspettativa? Vogliamo ingenerare clientela? Vogliamo ingenerare precariato? O vogliamo dare uno strumento che possa consentire a chi partecipa a questi corsi di formazione e lavoro di avere un titolo da spendere non a Reggio Calabria, non in Italia, ma in tutto il territorio dell'Unione Europea? Questa è la domanda delle domande. Io credo che per fare questo, naturalmente, un programma, una proposta, un progetto non possa essere calato dall'alto, perché la politica non ha tutte le risposte, perché un progetto calato dall'alto è un progetto debole di per sé, perché non è condiviso, non è concertato, non è ragionato da tutte quelle altre energie positive e produttive che è molto meglio della politica, che ha il dovere di individuare le risorse e dare l'indirizzo su come spenderla, ci possono dire qualcosa in più dal punto di vista tecnico. Secondo me noi siamo qui anche per questo, ed è da lì del sentire, da quelle che sono le domande che fanno i datori di lavoro, da quelle che fanno
che da quelle che sono le domande, le richieste delle imprese che noi dobbiamo dare l'offerta. Dalla domanda della signora o del ragazzo che non sa dove andare a portare i pantaloni perché evidentemente il mestiere di salto non è così tanto diffuso, è da lì che dobbiamo partire. Dobbiamo partire dai tacite acquisito commesse che porteranno ad assumere decine se non centinaia di lavoratori e di operai specializzati nello stabilimento di Reggio Calabria, e dobbiamo creare le condizioni non perché si realizzino corsi di formazione per il vecchio tornitore, per il vecchio operaio che non c'è più. Oggi l'operaio specializzato in una fabbrica è alla stregua di un ingegnere, è qualcuno che si mette a un computer, è quello che prima faceva il saldatore con la mascherina, i guanti eccetera, adesso lo fa monitorando tutte le operazioni dietro lo schermo di un computer. È cambiato anche il mondo all'interno di quelle che sono le attività di un tra virgolette semplice operaio specializzato. Dobbiamo sentire anche quella che ormai è diventata la scusa banale delle imprese, molto spesso purtroppo, che vengono da fuori. Questo è un tema sul quale dobbiamo ragionare, che vincono appalti in alcuni casi perché le imprese locali non vi partecipano neanche, e che dicono ma qui non c'è l'operaio specializzato del cantiere, non c'è il tecnico, non c'è il restauratore, io la manodopera me la devo portare da fuori. Basta, creiamo l'occasione affinché un giovane con un percorso di formazione giustamente retribuito, perché poi magari anche loro devono trovare il modo per avere una loro autonomia, possa seguire un corso, durante il corso avere un minimo di retribuzione, si possano agganciare le imprese per consentire anche di avere una borsa lavoro, ma soprattutto quello che diceva Stefano, di avere una patente che possa fargli spendere questo titolo. Il tecnico del bergamotto, non c'è dubbio, se finalmente si è tornati a parlare di bergamotto in maniera concreta. Il bergamotto è tornato all'interno del dibattito, della scena politica, economica della nostra città sotto tanti punti di vista, sotto il profilo della ricerca scientifica, sotto il profilo della produttività, della produzione e della produttività del bergamotto. Sono tornati soprattutto a essere coltivati campi di bergamotto che erano stati abbandonati grazie anche a misure nazionali, grazie anche a un'intuizione straordinaria che è stata il decreto Io resto al Sud, io torno al Sud, Banca delle Terre Abbandonate, che consente oggi a chi ha un'idea di sviluppo, di riutilizzo di un bene, di poterlo fare investendo il proprio progetto su questo territorio senza doversi preoccupare di dove andare a reperire le risorse, perché le risorse ce le mette il Ministero, perché le risorse ce le mette l'Italia, perché il terreno ce lo mette il Comune. Ne abbiamo assegnati tantissimi già da ora, e vi prego, chi volesse investire su questo terreno, tra virgolette, in senso metaforico in questo caso, si colleghi al sito del Comune, perché ne abbiamo tantissimi di terreni da dedicare alla coltivazione, da ridedicare alla coltivazione. E poi ci sono gli operatori turistici, gli operatori dei B&B, gli operatori degli albergatori della nostra città, che ci dicono di avere oggettive difficoltà a reperire quel personale che parla le lingue, che possa accompagnare i turisti, che possa accompagnare chi non si accoglie un tour operator, ma come diceva una vecchia pubblicità, è un turista fai da te, e che oggi hanno difficoltà a poter reperire. Non parlo semplicemente delle guide turistiche, parlo di un operatore turistico specializzato. Guardate che è una figura sulla quale non si può non puntare in una città come Reggio Calabria. Ma potremmo parlare della microimpresa, possiamo parlare di tante cose sulle quali oggi va costruita una proposta. E questa proposta noi la possiamo fare soprattutto con due consapevolezze. La prima è che per fortuna i fondi che erano stati utilizzati per l'obiettivo occupazione, che è finito, ancora esistono, e noi abbiamo la possibilità di reinvestirli in una proposta come quella di cui si sta discutendo oggi. Seconda cosa, non dobbiamo neanche aspettare di dover
rimodulare i patti per il sud e inserire una voce come quelle che erano previste per la formazione del lavoro, nel senso che si può lavorare parallelamente, si può partire con quelle che sono le risorse che già ci sono e sono tante, e nel frattempo lavorare affinché questo programma abbia una durata poliennale, abbia una durata che non si fermi al primo corso del 2019, ma che si arricchisca nel 2020, magari con altre figure che verranno decise dal comitato, da chi ci lavorerà dal basso a far capire qual è la domanda che c'è. Ecco, ogni cosa che si decide oggi avrà i suoi effetti nei prossimi mesi e nei prossimi anni, ma è un programma ambizioso che deve partire oggi, deve partire con un cronoprogramma di scadenze che noi dobbiamo osservare, ma che può essere e che deve essere realizzato, perché oggi Reggio Calabria non deve chiedere niente a nessuno sotto questo punto di vista. Ha già le risorse in sé, ha le risorse economiche, non era scontato, ma ha soprattutto il materiale umano e la condivisione del percorso, e questo forse era ancora meno scontato di prima, in una città nella quale forse la rassegnazione c'è nel momento in cui ci si sente soli ad affrontare un percorso, e la rassegnazione viene meno quando, come dicevo prima, ci riconosciamo compagni di viaggio, ci riconosciamo insieme nel raggiungere un obiettivo ambizioso come questo. Consentitemi un'ultimissima riflessione, perché ho preso troppo tempo, ma è davvero un tema che sentiamo sulle nostre spalle come il tema principale per Reggio Calabria. Accanto a questo, io credo che attraverso le associazioni di categoria, attraverso il comparto produttivo della nostra città, attraverso i sindacati, noi dobbiamo fare sentire la nostra voce anche rispetto a un altro tema, che è quello del pubblico impiego. Si discute tanto, si discute molto di forme di sostegno al reddito. Io credo che però una riforma, una grande riforma del lavoro, una grande riforma del pubblico impiego non possa più aspettare di essere realizzata. Fateci caso, le ultime assunzioni pubbliche, cioè quelle tramite concorso pubblico, che sono state fatte nel comune di Reggio Calabria risalgono alla fine degli anni 90. Parliamo della legge 285 di giovani, parliamo di una misura che nasceva come una misura assistenziale nei confronti dei poveri giovani del mezzogiorno. Ci siamo fermati lì. Oggi il comune di Reggio Calabria, che dovrebbe avere 1697 dipendenti, per così come previsto da pianta organica, ne ha 830, anzi 829, perché oggi Rocco, lo chiamo Rocco perché non ricordo il cognome, cioè lo conosco da così tanto tempo, siamo ormai così tanto amici, un dipendente dell'ufficio Giunta, oggi è andato in pensione, quindi fino a ieri dicevo siamo 830, siamo 829, saremo ancora di meno al 31 dicembre, perché ancora qualcuno in più, parliamo di oltre 30 dipendenti comunali, andranno in pensione in un comune che oggi non può assumere e può assumere come sblocco del turnover soltanto il 70% del personale che è andato in pensione. In un comune che dovrebbe assumere più personale, noi ad oggi se ne vanno in pensione 10, ne potremmo assumere 7, quindi abbiamo diminuito non di 10 ma soltanto di 3, in un comune che invece dovrebbe avere una capacità assunzionale del 370% rispetto al personale che va in pensione, perché poi c'è un altro problema, che se io non posso assumere, non soltanto il comune piano piano si svuota e chi rimane ha più cose da fare, e questo si riflette sull'attività delle, ma un domani, quando l'amministrazione comunale sarà nelle condizioni di fare un concorso, verrà meno un aspetto essenziale in tutte le procedure di concorsi pubblici, l'affiancamento tra chi esce e chi entra. Noi ci troveremo in uno stato di impasse prima o poi, se non si risolve il problema, perché andremo a assumere persone che saranno di fronte a un ufficio con carte, con pratiche, e non sapranno neanche dove si trovano le pratiche sulle quali deve lavorare. Questa è la riflessione che va fatta. Facciamo una riforma del lavoro in questo senso, spingiamo
su una riforma che dia le risorse finanziarie agli enti per assumere architetti, ingegneri, agronomi, personale amministrativo, commercialisti, tutto quel patrimonio umano e professionale che serve a fare funzionare un ente. Perché se così si fa, l'ente ritorna a produrre, l'ente ritorna a essere attivo e forse anche la città tornerà ancora di più a credere in se stessa. Grazie e buon proseguimento. Grazie Sindaco. Non puoi pensare che mi sfuggirà l'aggettivazione dell'iniziativa straordinaria. È chiaro che per loro che l'hanno organizzata è una gran cosa. Poi le tue parole relativamente alle risorse, alle idee, all'accettazione, ma soprattutto alle risorse economiche, la dice lunga sulla fattibilità di questa proposta che diventa veramente qualcosa di fattivo. Allora, intanto ringrazio per la presenza di Paolo Zavettieri, non potevi mancare chiaramente di Paolo su temi di questo tipo, ci mancherebbe altro. E io vi ho iscritti tutti a parlare, voi mi perdonerete, io non ho fatto una scaletta per importanza assolutamente, però voglio dire, avrete tutti modo, perché avete tutti titolo chiaramente su un tema di questo tipo, di dire la vostra. Io chiamo intanto Lini Tramontano, presidente della Camera di Commercio, e sta a voi, ecco, autoregolamentarvi nei tempi. Non parlate quando ha parlato il signore, qualcuno è più. Ovviamente no, sicuramente sarò più breve, anche perché parlare del sindaco è dopo tutto è quello di cui il sindaco ha parlato, attenzionato, e che un po' rispecchia quello che noi quotidianamente viviamo. Affrontare altri temi mi sembra un po' difficile. Io ovviamente ringrazio la UIL, saluto il segretario nazionale e ringrazio ovviamente Stefano e Giovanna per l'invito rivolto alla mia persona, ma ovviamente all'ente che oggi rappresento. Mi limiterò soltanto a fare delle considerazioni sulla proposta, come piace che venga chiamata, ecco, anche questa delicatezza di chiamarla progetto, di chiamarlo proposta, proprio perché è una proposta che penso voglia essere condivisa con gli enti, con le associazioni, con le associazioni di categoria, con gli ordini professionali, ma con l'intera comunità, e questo ovviamente vi fa merito. E leggendo il manifesto, ecco, due parole saltate subito in mente. Sono delle parole che ovviamente il mondo dell'imprenditoria oggi quotidianamente affronta. Ecco, la lotta alla disoccupazione attraverso la formazione e l'innovazione, ecco, queste due parole, formazione e innovazione, sono oggi nella mente dell'imprenditore, sono oggi frequenti nel mondo dell'imprenditoria. È l'imprenditoria sana, l'imprenditoria che voglia di crescere. Perché? Perché oggi un imprenditore, per far crescere, per portare la propria azienda oltre i confini regionali, oltre i confini nazionali, non può che puntare su queste due parole: formazione del capitale umano, quindi un'impresa perché cresca ha bisogno di un capitale umano all'interno dell'impresa altamente formato, e di questo che l'imprenditore ha poi bisogno, ma ha bisogno anche di innovare. Oggi sul nostro territorio esistono tante aziende che hanno una lunga tradizione familiare. Chi resiste, chi al passo con i tempi ha innovato sia il processo ma anche il prodotto. Quindi ecco, cercare di dare una lotta, fare una lotta alla disoccupazione, soprattutto sul nostro territorio, affrontare questi due temi oggi è fondamentale. Quindi in questo ovviamente mi trovate pienamente d'accordo, anche perché sono due temi che in Camera di Commercio, e ovviamente estendo a questo progetto,
progetto della UIL potremmo affrontare e affrontare dei percorsi comuni. Oggi, sapete, abbiamo in Camera di Commercio un'azienda speciale, si chiama Informa, che affronta proprio questi temi, con seminari, con incontri, ecco, quotidianamente facciamo incontri con gli imprenditori, ma non solo, anche con chi oggi non ha più un posto di lavoro. Stiamo cercando anche attraverso l'azienda Informa di entrare nel mondo della scuola, nel mondo delle università e quindi cercare anche di instaurare con il mondo della scuola delle sinergie, perché è fondamentale oggi formare il giovane ma dargli anche delle opportunità di ingresso in impresa. Abbiamo finanziato anche dei voucher, oggi le aziende che vogliono ospitare al proprio interno un giovane per dei percorsi di formazione ricevono dalla Camera di Commercio un voucher per il tutor aziendale. Ma quotidianamente nei diversi settori, perché quando si parla di innovazione è un tema che abbraccia il commercio, ma abbraccia l'artigianato, l'industria, quindi ecco, stiamo affrontando quasi in conferenza settimanale dei seminari che sono diretti all'innovazione e quindi sono dei seminari che ovviamente non potremmo girare, condividere con questa cabina di regia che mi sembra che la UIL ha intenzione di condividere. Ecco, questo percorso che noi viviamo potrebbe essere entrare a far parte di un progetto più ampio e creare quelle sinergie che oggi sono necessarie, lo ha detto più volte il sindaco, ma con il quale stiamo dialogando anche su tanti altri temi. Ecco, oggi ci sono le istituzioni, forse gli enti del territorio che dialogano di più rispetto a un senso, perché si ha proprio la consapevolezza che oggi bisogna stare insieme senza guardare delle opportunità, cioè un'opportunità per un ente, un'opportunità di tutti, un'opportunità del territorio. Ovviamente dobbiamo farlo bene, si deve capire che non si può fare tutto, che non tutti i settori possono essere interessati da questi corsi di formazione, bisogna capire, e questo lo si capisce dialogando tra enti, tra tutti i soggetti che avete coinvolto, di cosa deve vivere il nostro territorio. Il sindaco nel suo intervento ha toccato due forse argomenti importanti che potrebbero dare slancio a delle micro attività, delle piccole attività come anche a degli antichi mestieri, come voi insomma avete voluto menzionare nel corso del progetto. Ha toccato il tema del bergamotto, ma è un tema più ampio dell'agroalimentare del nostro territorio e del turismo. Ovviamente sono due argomenti, due forti attrattori sul nostro territorio e sui quali ovviamente stiamo insieme alle altre istituzioni lavorando proprio per cercare di diffondere questa cultura di imprese in due settori che sono strategici per il nostro territorio. Ovviamente ci sono dei temi anche importanti, si parlava di TACI, si parlava di TAO, delle condizioni che, degli argomenti che ovviamente lo sappiamo sono fondamentali. Ma l'idea forse oggi è quella di partire dal basso, di partire dai piccoli mestieri, da formare il personale che possa poi essere utilizzato in maniera innovativa all'interno dell'azienda, proprio perché in effetti oggi il personale necessario per l'imprenditore non è più il personale l'amico o il parente, ma oggi è un personale altamente qualificato, altamente formato, che possa dare slancio all'attività di impresa, quindi in questo mi trovate pienamente d'accordo. E allo stesso tempo quello di formare, di orientare il giovane o l'inoccupato verso un mestiere che la creazione di una micro impresa, ma che comunque genera posti di lavoro
sul nostro territorio. Ovviamente lo stiamo vivendo quotidianamente, stiamo assistendo ad uno spopolamento del nostro territorio, giovani che se ne vanno veramente ormai 3 giovani su 10 vanno a studiare fuori, parecchi poi vanno fuori in cerca di lavoro, quindi veramente sul territorio se non ci diamo una mossa tutti stiamo rimanendo veramente in pochi e da qui a pochi anni Reggio se non cambia passo diventerà una città di anziani. Quindi questo percorso ovviamente dobbiamo cercare tutti di interromperlo, tutti dobbiamo dare un contributo, ma penso quelli che siamo qui e quelli che siamo chiamati a dialogare, il nostro impegno ce lo mettiamo quotidianamente, anche perché oltre al ruolo che rappresentiamo, ma abbiamo alle spalle anche un'impresa, una professione, e quindi se siamo qui siamo per dare delle risposte forti ad un territorio che amiamo. Se abbiamo deciso di rimanere qui è perché siamo legatissimi al territorio, lo amiamo, quindi dobbiamo spenderci, fare di tutto perché veramente si crei un'opportunità seria per i nostri giovani. Quindi la Camera di Commercio ovviamente siederà al tavolo di concertazione della proposta, del progetto, mi auguro che scaturisca poi un progetto serio di opportunità per i nostri giovani. Quindi grazie a voi. Questa proposta comincia a trasformarsi sempre di più in qualcosa che sarebbe segnale di un progetto, però ecco, la vostra presenza, le vostre parole ci confortano veramente, dicendo che sicuramente c'è bisogno di una città che dialoghi. La vostra, ecco, il vostro essere qui con noi ci conforta parecchio. Chi ha proposto questo percorso ha coniugato il lavoro alla formazione. Chi più del professore Barrera può parlarci dell'importanza di questa dimensione. Sarò rapidissimo perché sono diversi delle cose dopo di me, quindi un po' di volte quindi non so se devo stare qua a leggere o a un po' di vediamo solo. Innanzitutto un ringraziamento per l'intelligenza, con la sensibilità e anche l'intelligenza, non come vogliate, per aver invitato anche l'Università di Grande, per il dibattito legale, per il gruppo anche di salute del settore che ci sono imparati e con le questioni che sapete, la sua essere prima, mi ha raccomandato caldamente una prima. Io sono qua in sono un coordinatore del Consiglio Nazionale di Tecnologia Alimentare, io sono un coordinatore, però è un titolo che ancora qui mi fa piacere dire, dichiarare, e che sono delegato all'orientamento del mio dipartimento, io sono dell'orientamento del dipartimento di Agrario. E rispetto a questo vorrei portarvi qualche riflessione, vorrei portarvi qualche spunto rispetto alla mia esperienza. Siamo consapevoli della grande importanza del potere agroalimentare e del potere del nostro territorio. E le riflessioni sono diverse. La prima è che nel mio lavoro di orientamento mi tocca spesso sfatare alcuni pregiudizi, soprattutto, devo dire, purtroppo, dei giovani della nostra provincia, del nostro territorio. Poi sono questi pregiudizi. Il proprio pregiudizio è che studiare in agraria, diversi corsi, dei percorsi di laurea, c'è tecnologia agraria, c'è tecnologia alimentare, non significa fare lo zappatore, non significa sporcarsi le mani di terra, anche se sicuramente è molto più nobile che fare altro. Perché ora, oggigiorno, il dottore, il dottor Vincenzo Forestale, il tecnologo alimentare, deve avere competenze molto, molto maggiori rispetto agli antecedenti. Posso qui a dirvi quelli che devono essere, quelli che sono le competenze. Il secondo punto da sfatare è che appena acquisito un titolo di studio, una laurea, si trova in mezzo di lavoro, soprattutto il lavoro sia altamente remunerativo e che il mondo non sta facendo altro
viene stato anche aspettando il giovane laureato che si è appena laureato e quindi lo deve assumere. Vi posso dire, qua ci potrebbe notare che sicuramente ha esperienze analoghe, che noi abbiamo messo in contatti con aziende agroalimentari chiedendoci dei giovani laureati in ambiti specifici, specializzati in alcune tematiche, e quando noi abbiamo proposto, magari anche questi laureati più meritevoli, abbiamo visto qualche nostro naso, cioè va, ma io devo andare ogni giorno a Gioia Tauro, no? Devo andare a stare ogni giorno a Bagnara, no. Preferisco stare a casa perché a casa i miei genitori mi mantengono, poi se troverò un lavoro pagheranno 10.000 euro al mese, allora cosa pensare di immaginare questa situazione. Questo è un pochino un pensiero di tutto, devo dire purtroppo, lo riscontro molto nei giovani del nostro territorio, un po' di meno in altre regioni. Noi abbiamo la fortuna che sono degli studenti da diverse regioni, soprattutto dalla Sicilia, dove forse c'è una realtà diversa. La terza cosa che mi sento di dire è che forse nel nostro ambito, in questo momento storico particolarmente, le competenze che forse più di altri percorsi formativi possono dare ai giovani con delle risorse. Intendo dire che nel campo dell'agricoltura e dell'agroalimentare anche con poco è possibile fare impresa. I vantaggi, le occasioni non mancano. E quello che dico sempre ai miei studenti, con questo mio ambiente delle riflessioni, è che quello che maggiormente importa, quello che maggiormente è richiesto ai giovani sono due cose. Prima la competenza, perché non è vero che bisogna avere competenze, non è vero che bisogna studiare, bisogna avere un'alta formazione. Anche di uscire dopo i primi 3 anni dal percorso formativo facendo una laurea breve, e questo può essere di tutta l'opportunità. Comunque è importante avere un'alta competenza, un'alta professionalità, perché all'unico riparte, e questa è la prima cosa. La seconda cosa che direi altrettanto importante è avere idee. La cosa vincente, soprattutto in questo momento storico, soprattutto in questo contesto dell'agroalimentare e dell'alimentare, sono le idee. Faccio un esempio su tutto, il mio tesista, laureato alla triennale, mi ha proposto di fare poi la tesi nella quinquennale, e nel momento in cui sono relazionato con lui per organizzare il programma di laurea, mi ha detto: "No, professore, io veramente sono un pochino in frutta in questo momento perché ho iniziato un'attività di allevamento di lumache e di cipolle. Io ho iniziato con 200 euro e ora ho il fatturato annuale di 15.000 euro. Ecco, questo è un esempio modesto, piccolo, di come le idee, soprattutto supportate da una buona preparazione di base, perché se dedica è importantissima la preparazione di base, consentono di emergere, di spuntare in questo mondo. Ecco, questo concludo dicendo che il Dipartimento dell'Area c'è, è presente, con tutte le sue competenze, per raffreddare questo progetto. Grazie professore, la di quanto il mondo accademico si è sollecitato, perché ultimamente si è chiuso il mondo accademico, forse ha ben ragione molto probabilmente, e sarà la posizione geografica, non penso, sarà un distacco dovuto a una mancanza di dialogo sui temi. Eppure abbiamo la fortuna in questa città di avere importanti università, e come fare a non giovarsi di questo grande contributo. Ora io vorrei dare la parola al presidente di Confindustria, il quale tra le altre cose ha pensato bene, al lato del suo insediamento, di realizzare un tavolo permanente con le organizzazioni sindacali, proprio per aprire un ragionamento certo, sicuro sullo sviluppo del nostro territorio. Grazie, saluto a tutti quanti. Certamente il tema della formazione gli imprenditori è di grande importanza, di necessità, a volte anche di sopravvivenza. E nella nostra realtà la formazione professionale purtroppo ha lasciato tante vittime in giro. Se guardiamo il recente passato, la formazione professionale era vista più come un momento di assistenza per chi doveva insegnare,
che per dare un'effettiva formazione al giovane, alle giovani. Quindi la strada che lui con coraggio vuole far prendere è una strada in salita, perché bisogna andare a sfatare questo concetto che è prima evento di più di noi. Oggi io parlo con molta chiarezza perché qua siamo per consultarci e come territori noi non abbiamo, vorrei un applauso, cerchiamo degli applausi, dei voti, quindi siamo portati a dire questo come stanno. Oggi il giovane che si presenta in un colloquio di lavoro in un'azienda, nel momento in cui presenta il suo curriculum un corso di formazione classico tradizionale, l'imprenditore lo guarda con sospetto, non ci crede che quel corso abbia dato effettivamente una reale formazione, quella che richiede l'imprenditore che vuole effettivamente che il giovane o quello giovane che deve assumere sia capace di assolvere al lavoro i compiti per cui ha fatto la domanda, perché ho fatto l'annuncio di ricerca di questa. E credo che in virtù di questo concetto oggi si ragiona più come alternanza studio-lavoro, che la strada che noi come industria privilegiamo nel rapporto con la scuola, con i giovani che vengono all'interno delle aziende per conoscere i processi produttivi e quindi innamorarsi del lavoro. Il lavoro è un atto di amore, non è solo pensare al 27 al classico stipendio, ma è una scelta di vita che un giovane fa che vuole intraprendere una certa attività. Quindi fare questa vostra proposta effettivamente è un po' difficile, perché ci sono questi limiti che è bene che voi ne tenete conto nelle vostre considerazioni, anche perché la relazione non ha accennato i soli soggetti formatori. Io non vorrei che fosse più una preoccupazione per dare spazio al lavoro a chi deve formare o per, rispetto a chi deve essere. Confindustria su questo tema del lavoro, Confindustria Reggio Calabria, sta giocando una grande partita. Noi la settimana scorsa siamo stati a San Luca, assieme al prefetto, assieme al vescovo di Lopo, assieme al commissario, assieme al Galla di Lopo e così via, e abbiamo aperto lo sportello del lavoro a San Luca, che tutti quanti sappiamo quello che rappresenta. Noi con la Costituzione, il nostro direttivo all'unanimità ha approvato la mia proposta di aprire lo sportello del lavoro, perché vogliamo dare a quei giovani di San Luca l'opportunità di fare impresa, non di essere assistiti, di fare imprese in un territorio di San Luca, dove il nostro sportello, il nostro ufficio dell'internazionalizzazione ha individuato 112 attività che si possono aprire, utilizzando le risorse del Canada, utilizzando le risorse di Resto del Sud, è una grande scommessa che vogliamo, su cui noi ci vogliamo affrontare, e settimanalmente, due volte alla settimana, il nostro funzionario sarà a San Luca per ascoltare chi vuole fare impresa. E sulla base di questo concetto abbiamo avviato un confronto con i giovani calabresi che vivono fuori, perché è vero che i calabresi stanno andando via, tutti i giovani sono fuori, se voi guardate il corso del padre qui siamo tutti anziani, perché ci facciamo la passeggiata in certi periodi delle feste comandate, e allora noi siamo sul problema di andare, noi, i nostri giovani studiano, le nostre famiglie investono centinaia di migliaia di euro per far lavorare il figlio o i nonni, che danno i soldi ai nipoti per poter studiare, per dire a questi giovani formatevi, ma tornate a casa vostra, perché in Calabria, a Reggio Calabria, c'è tanto da fare e ci sono tante opportunità. Quindi sulla base di questo ragionamento noi vogliamo dialogare con l'organizzazione sindacale. Ieri a mattina, il giorno scorso, abbiamo avuto ospite qui sul nostro invito l'ambasciatore dell'Olanda, all'Università di Cosenza. Perché noi non vorremmo e lavoriamo perché vengano da fuori a investire nel nostro territorio. Noi abbiamo migliaia e migliaia di risorse, di leggi, di opportunità che non vengono utilizzate.
E io sono stato a Torino, con l'industria dell'industria a Torino, a Bergamo, questa lettera del Veneto, per fare marketing industriale, cioè dire venite da noi a investire. Ma sapete cosa ci chiedono i colleghi industriali del Veneto? La formazione professionale, che è fondamentale. Ma questa formazione deve essere fatta all'interno delle aziende, perché è l'imprenditore che forma il giovane, il disoccupato, in funzione delle sue aspettative e delle sue esigenze. Quindi come sindacato dobbiamo capire come si può aiutare questo processo di assorbimento dei disoccupati, assumendoli e dando lo spazio all'occupazione. Questa è la strada che dobbiamo percorrere. Andare a pensare a sistemi meglio del passato, io credo che daremo delusioni e non porteremo a casa nessun buon risultato. Ultima cosa, concludere con l'università. Confindustria è un ottimo rapporto con l'Università Mediterranea, perché è la nostra università. Abbiamo dei master che noi abbiamo supportato assieme ai vari dipartimenti dell'università e delle varie facoltà, perché crediamo e siamo convinti che l'università può essere lo strumento assieme all'impresa per poter invertire la rotta di questo nostro territorio. Grazie. Da questo punto di vista, che nel momento in cui il sindacato si fa parte proponente di una proposta, è chiaro che un sindacato che si batte per la legalità desidera creare il calore di una cultura inclusiva, però che ponga al centro di questo percorso criteri certi e criteri soprattutto che siano di garanzia per chi partecipa a questo tipo di percorso. Il tema della legalità per noi è fondamentale, non posso altro perché giorno 2, non so, forse sarà sfuggito in questa città, è stata proiettata su Rai 3 una trasmissione, Infinito Crimine, indagine sulla 'Ndrangheta, dove c'era il magistrato Gratteri che chiaramente ci diceva, e abbiamo apprezzato molto quello che ci diceva, però a un certo punto il giornalista nel narrare, nel commentare le immagini che andavano in onda e parlava di quello che sul porto di Gioia Tauro succede a proposito degli interessi delle famiglie mafiose della zona e delle interessenze dei rapporti tra queste famiglie mafiose e gli enti locali e il sindacato ed altro. Beh, come Will siamo usciti con un articolo preciso dicendo che se c'è qualcuno che ha da fare delle accuse che venga fuori a dirlo. Abbiamo solamente, come dire, assistito a un grande silenzio della società civile che in questa occasione ha mancato un appuntamento. Detto questo, ho il piacere di dare la parola a Stefano Poeta, presidente dei dottori commercialisti, e ringrazio della sua presenza il sindaco di Santo Stefano. Grazie. Buonasera. Io quasi mi sento a casa perché sindaco di Santo Stefano, Stefano di Santo Stefano, io di Santo Stefano. Cioè, mi sembra assessore, quindi sono tranquillo e registro con soddisfazione e plaudo a questa iniziativa. Secondo me non dobbiamo andare a fare voli indarici, prendiamoci all'iniziativa. L'iniziativa che la Will Tempa ci ha proposto, a me personalmente la proposta diciamo in fase embrionale, l'avvocato russo Aline, estrema Aline, io sono un po' saltato dalla sedia quando mi hanno rappresentato per la prima volta questa documento. È desueto per una organizzazione sindacale fare una proposta del genere. Di solito come il segretario regionale dottor Zarà ci ha detto, di solito il sindacato è visto come un modo, un
un'azione all'opposizione. Ma in effetti questa iniziativa mi è talmente piaciuta che ho detto: guarda, a mio avviso l'idea di coinvolgere le istituzioni è un'idea vincente. È un'idea vincente perché? Perché solo così si evita il protagonismo personale. Io, probabilmente ognuno di noi, solo io, ma ci siamo succeduti a questo microfono il signor sindaco, che naturalmente ci ha inondato di informazioni e di disponibilità. E questo che dovete cogliere nella giornata di ieri, immagine della giornata di ieri, bisogna cogliere la concretezza. Io rappresento una categoria professionale che sono i dottori commercialisti di Reggio Calabria, e mentre ascoltavo le idee, le proposte e le immaginazioni che servono e sono prodromiche di una qualsiasi concretezza successiva, io pensavo: questo come si può realizzare? Pensavo: questo lo realizzo con questo documento, con quest'altro, con quest'altro. Io al sindaco più volte le ho detto, e naturalmente oggi ripeto, ciò che oggi è di ostacolo è la burocrazia. Dal nostro punto di vista è la burocrazia. Le idee, questa odierna ne è una prova, ci sono delle idee fenomenali, l'entusiasmo con cui Stefano, quindi ho visto che aveva bisogno di un bicchiere d'acqua, ma quello è perché è l'emotività, è come ci viene, come ci teneva e ci viene, bravo, a proporre questo progetto. Questa è l'essenza. È una cosa bella, non siamo qui a timbrare un cartellino, ci viene una cosa spontanea, facciamo un convegno. Tanto la WIN forse nel suo palinsesto annuale deve fare degli eventi, no. Io ho visto nella composizione di Stefano e anche di Giovanni, la compagna Russo, questo entusiasmo, l'essenza giusta per poter realizzare l'opera. E ancor più invitando il mondo accademico, invitando il mondo dell'imprenditoria, invitando l'associazione che è per antonomasia la Camera di Commercio, invitando le categorie professionali, saluto e ringrazio la collega presidente dei consulenti del lavoro, che naturalmente con loro sacrificio, con spirito di abnegazione come tutti noi, ovviamente curano quegli aspetti magari silenti, come Stefano diceva, in un passaggio invisibile, così come l'invisibilità è nell'intelletto, nella proposizione dello stesso, ovviamente l'attività professionale non si tesa ad oggetti, ma si tesa per quello che è il consiglio, il suggerimento, l'azione. Proprio quello. Io mi permetterei di dire: l'idea, la proposta e contestualmente l'invito alle istituzioni qui presenti e probabilmente altre alla partecipazione attiva per la formazione del progetto è l'essenza di quell'umiltà che ha caratterizzato questa idea. Perché? Perché sarebbe stato bello dire: noi abbiamo questo progetto, ve lo stiamo proponendo, il nostro, ci diamo la possibilità, andiamo avanti. Non è stato così, la verità è questa, non è stato così, hanno dato un'idea, hanno dato una proposta, la mettiamo, la buttiamo sul tavolo. Ora i cervelli che si facciano avanti e diano il loro modesto o sano o qualificato o importante contributo. Mi sono lasciato per ultimo il sindaco, perché ovvio che la partecipazione del signor sindaco nella duplice veste di sindaco della città
città regionale, sì, ma della città metropolitana, e quindi dei signor sindaci, ovviamente dei paesi o componenti della città metropolitana, danno quel qui plus alla vostra idea che consentirà sicuramente, a mio avviso, la realizzazione di quel progetto che va oltre, io ho detto tra le righe, almeno è una cosa mia personale, che va oltre all'aspetto e alla promozione del vecchio mestiere. E l'idea, ma voi state guardando avanti, state guardando oltre, perché altrimenti non avreste invitato tutta questa rappresentanza. Chiudo. L'ordine dei dottori commercialisti, ringrazio l'onorevole Russo, ha fatto questo passaggio, unitamente ovviamente per le proprie competenze l'ordine dei consulenti del lavoro, ovviamente sono presenti. Non può, niente può prescindere, diciamo, dalla loro presenza. Ecco perché ritengo, vogliamo, abbiamo dato la nostra disponibilità, attiva disponibilità, e ve la confermiamo. A proposito del tema dei temi, come l'ha chiamato il sindaco Fortunata, il lavoro. Bene, siamo talmente sensibili a questo tema dei temi che l'ordine dei dottori commercialisti ha domani. C'è la prima scadenza di quel progetto Lavoro con noi. Probabilmente ne avete sentito parlare. Abbiamo condiviso con il Tribunale di Reggio Calabria, con la Presidenza del Tribunale di Reggio Calabria, con la Presidenza delle misure di prevenzione. Oggi vi dico che questo progetto è sul tavolo del Consiglio Nazionale, dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati e del Ministero della Giustizia. Bene, in termini di proposte Reggio Calabria si sta concretizzando, sta facendo copie, sta portando. Questo progetto ha fatto registrare 150-160 richieste di iscrizione in questo anno. Ovvio che è una lista aperta. E la sede che c'è a Reggio Calabria. Ma non solo la sede che c'è bisogno, ma la nostra e la vostra iniziativa hanno rappresentato o rappresentano lo sforzo che noi tutti stiamo facendo per poter cercare di dare quell'impulso di cui